Pomeriggio scolastico in Piazzetta Firenze, mercoledì scorso 5 maggio, con i ragazzi della terza B guidati dai docenti Enza Luvero e Giovanni Schillaci della scuola secondaria Leonardo da Vinci. Presente a questo momento formativo, fuori dalle aule scolastiche, il dirigente scolastico, professore Salvatore Vaccaro, che ha voluto ricordare ai ragazzi e soprattutto alla cittadinanza attiva il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente spesso abbandonato. E allora, preside Vaccaro, nella piazzetta Firenze, qui a Mussomeli, sede del vecchio municipio, qui in Via della Vittoria. Qui ci sono i ragazzi del primo comprensivo Leonardo da Vinci. Cosa stanno facendo? Ma io direi che stiamo dando l'esempio a tutta la comunità. Dico, quindi devo anche ringraziare i miei professori e i miei ragazzi che hanno accettato questa proposta. Quella di adottare, nello stesso tempo anche valorizzare e nello stesso tempo anche rendere fruibile tutti gli spazi, soprattutto gli spazi del nostro centro storico. Poi qui è il cuore di Mussomeli, qui rappresentato Paolo Emiani Giudici, dicevo poco fa ai miei professori, ai miei ragazzi, che non è diciamo, solo un personaggio illustre di Mussomeli, parliamo di un personaggio illustre della storia italiana, del risorgimento italiano. Noi 2 anni fa abbiamo adottato questo monumento, abbiamo anche restaurato la statua, anche la base in pietra e abbiamo messo anche le piante e tutto il resto. Purtroppo, è stato abbandonato poi il tutto. Quindi noi come scuola stiamo dando un esempio a tutta la comunità per dire che ognuno di noi, ogni quartiere può fare la sua parte, una piccola parte, ma che è importante se ognuno la fa. Ora vediamo un po' la professoressa Luvero cosa ci dice in merito. L'augurio nostro è che chi abita nel quartiere si prenda cura di queste piante, perché già piante erano state messe a dimora, ma le abbiamo trovate completamente secche. Tra l'altro si può fare la proposta, c'è qui una cooperativa che lavora all'interno del museo, se ogni tanto possa dare un po' d'acqua alle piante e prendersi cura, perché questo è un angolo importante della nostra storia. Farei notare anche al signor Barba che lì sopra, vicino allo stemma del comune, sta crescendo a dismisura una pianta che forse andrebbe tolta, a salvaguardia proprio del tetto dell'edificio. A proporre l'iniziativa il professore Giovanni Schillaci. L'attività di oggi rientra perfettamente nel progetto che ormai da inizio anno abbiamo a scuola. È un'ortofloroterapia chiamata Piantala lì. Infatti già ci siamo presi cura del giardino della scuola, abbiamo fatto una parte floreale e invece una parte l'abbiamo dedicata all'orto. Abbiamo piantato dei pomidori, abbiamo piantato delle zucchine, il prezzemolo e oltre all'orto, come detto, vi è una parte tutta floreale con i fiori, gerani e altri fiori che abbiamo piantato lì. E allora dal produttore al consumatore? Chilometri zero. Chilometri zero. Perché per lungo tempo e Paolo Emiliani Giudici è stato lì. Ma io ritengo che l'abbiano chiamata Piazzetta Firenze in onore di Paolo Emiliani Emiliani Giudici, Giudici. perché voi sapete che Paolo Emiliani Giudici si chiamava Paolo Giudice. Poi, ecco, quando diciamo è andato via dalla Sicilia, perché lui era un domenicano, poi ha lasciato l'abito talare, è andato in Toscana, dove è stato adottato da Dall'Emiliani. Emiliani, e allora lui ha cambiato il cognome da Giudice in Giudici e ha aggiunto il suo cognome Emiliani in onore di questo suo mecenate Che lo che ha si chiamava Emiliani. Poi voi sapete che si è trasferito in Inghilterra dove ha sposato una donna inglese, nobile, ed è morto lì.
in Inghilterra, ad Hastings, vicino a Hastings, ed è ancora lì sepolto. Si è cercato di portare le spoglie qui a Mussomeli, ma poi alla fine insomma l'amministrazione non ci è riuscita, non so perché, insomma, un poco complicata la cosa. Il preside Vaccaro spiega ai ragazzi della terza B della scuola secondaria, ecco, parla di Paolo Emiliano Giudici. E quindi è andato via perché pensava di fare qualche cosa di diverso, e in effetti possiamo dire che se andiamo a leggere la corrispondenza di Paolo Emiliano Giudici con i personaggi del tempo, politici, diplomatici, fa vedere la statura di Paolo Emiliano Giudici, quando addirittura andava all'ambasciata francese o andava in Francia per convincere i francesi, quindi sì, anche a dare una mano agli italiani per cercare di unificare l'Italia. È tutto scritto, è storia questa, sono nelle lettere, e dobbiamo anche aggiungere, forse non lo sappiamo, è stato il primo deputato siciliano al Parlamento italiano di Mussomeli, primo deputato. Possiamo dire insomma un personaggio da poliedrico, perché artista, addirittura pittore, vi sono due quadri bellissimi alla sagrestia di San Domenico di Palermo, ve ne sono qualcuno anche a Mussomeli, però ecco, privati. E poi ha scritto poesie, ha scritto la storia d'Italia, e ha scritto la prima storia della letteratura italiana. È anche un libro che non è facile trovare, la storia dei teatri siciliani. Insomma, direi un personaggio di grande levatura. Quando diciamo che è stato il primo storico della letteratura italiana, stiamo a significare che è stato il primo a dare un input a un filone che poi ha fatto crescere grandi critici della letteratura e dell'arte in generale. Vai. E i ragazzi sono all'opera qui in piazzetta Firenze, dove appunto c'è il monumento di Paolo Emiliano Giudici. Con noi anche un rappresentante di quartiere, signor Messina. Cosa succede in questa piazzetta Firenze? Nulla. Dovrebbe succedere qualcosa di più. Purtroppo è nello stato in cui la vediamo. Non litigate? Disabitata, è un po' in abbandono, comunque c'è incuria, un po' di incuria, comunque cercheremo di fare del nostro meglio, diciamo, per ecco, un coinvolgimento del quartiere è possibile? Certo, perché la scuola ha partecipato, qui il dirigente scolastico, i docenti, gli alunni sono venuti qui in piazzetta a Firenze, ma non è che possono venire sempre loro, loro stanno dando l'esempio, il coinvolgimento sarebbe bello che fosse anche del quartiere. Certo, del quartiere, anche se siamo in pochi, purtroppo siamo rimasti in pochi, però ognuno di noi deve fare la sua parte, anche dedicare qualche minuto del proprio tempo, diciamo. E questo per il rispetto dell'ambiente. Dell'ambiente, delle cose belle che abbiamo. E allora Gero, tu che cosa hai fatto? Che opera hai fatto qui di pulizia? Hai innaffiato? Che cosa hai fatto? Un po' di tutto. Prima un po' di tutto cosa significa? All'inizio abbiamo lavato tutte le erbacce, poi abbiamo mosso un po' il terreno, abbiamo messo il congime e abbiamo poi piantato di nuovo i fiori e li abbiamo innaffiati. Fra una settimana ci tornerai? Credo di no. È una promessa o lo debbono fare i vicini di casa? I vicini di casa, ognuno ha il suo... il suo ruolo. E i ragazzi hanno sistemato le aiuole qui attorno al monumento di Paolo Emiliano Giudici in questo pomeriggio, mercoledì 5 maggio 2016, nella piazzetta. E ricordiamo, sono i ragazzi
della terza B della scuola secondaria Leonardo da Vinci.